Signore e signori, buonasera, benvenuti alla Fenice, ladies and gentlemen, greetings and welcome to La Fenice, please. Volevamo dividere con voi questo momento all'interno di questa prima della Dama Camillia con Hamburg Ballet e la coreografia di John Neumayer, ed in questo momento conferirgli davanti a voi ed insieme a voi il premio Una Vita per la Musica 2023. È un premio che si fa qui a Venezia dal 1978 e che fu inaugurato da Arthur Rubinstein e che si è fatto ogni anno. E quest'anno sono già stati premiati negli anni trascorsi delle personalità della danza, ma è la prima volta che viene questo premio per quello che ha fatto per la musica, si conferisce ad un grande coreografo. John Neumayer, please. Oreste Bossini, Susanna Franchi, Andrea Estero e Francesca Valente. Ora lascio la parola a Massimo Contiero che leggerà la motivazione del premio. Il premio Una Vita per la Musica anno 2023 viene conferito a uno dei più grandi coreografi dei nostri tempi, John Neumayer, un maestro che ha dedicato la sua vita alla danza, alle sue forme e alla sua storia. La specificazione per la musica che distingue questo premio non ha bisogno di commenti nel nostro caso, poiché le coreografie di Neumayer hanno un legame continuo e radicale con la musica. Ne sono la sua stilizzazione plastica in un serrato rapporto fra immagine e suono, fra gesto e fraseggio. Esempio evidente il suo Beethoven Project, dove le strutture astratte della musica si traducono in qualificazioni espressive di pura fantasia ritmica. Nato nel 1939 negli Stati Uniti, John Neumayer si forma a Milwaukee, in Wisconsin, sua città natale, quindi a Chicago, Copenaghen e Londra. Dopo aver danzato soprattutto in Germania, trova la sua vocazione nella coreografia, divenendo per qualche anno direttore del balletto di Francoforte e dal 1973 assumendo la direzione dell'Hamburg Ballet, assieme al quale la sua forte personalità di autore ha creato una nuova drammaturgia coreografica, dove gli elementi del balletto classico vivono in simbiosi con elementi eterogenei per esprimere compiutamente sentimenti e azioni. Alla testa del balletto di Amburgo, con concentrazione monografica, ha dato vita a un corpus di fondamentale importanza, spaziando dal romanticismo di Silvia di Delib, con l'equilibrio di ierarchicità e sentimentalità, alla terza sinfonia di Mahler, tradotta in esaltante movimento drammatico, alla Bella Addormentata, alla Dama Camélia, storia rispecchiata in quella di Manon Lescaut,
Chopin. Opere tutte coreografate da capo, ricreate con geniale impronta di intelligenza e originalità. Anche due brevi messaggi che ci hanno fatto arrivare il sindaco di Amburgo e il sindaco di Venezia, perché John, quando si parlava della terza di Mahler, ha rappresentato la terza di Mahler, la sua coreografia della terza di Mahler, in piazza San Marco il 24 giugno del 1975. È una lunga storia quella che lega John a Venezia, ed è anche una lunga storia la sua storia di coreografo, perché nella storia della coreografia non è mai successo che uno stesso coreografo dirigesse una struttura per 50 anni, e quest'anno è il 50° anno da quando John è diventato il sovrintendente del balletto di Amburgo. E il sindaco Peter Schessmer di Amburgo scrive di augurare, è un messaggio di compiacimento e di congratulazioni. Congratulazioni per la lunga carriera, congratulazioni perché la Dama Camelia si fa qui a Venezia, ma anche di compiacimento insieme a quello del nostro sindaco, perché è anche il risultato della collaborazione fra le nostre città, e questo è il sindaco di Amburgo. Ora leggo invece il messaggio del sindaco di Venezia, Luigi Brugnano, che scrive: gentilissimo sovrintendente, la ringrazio per il suo gentile invito a partecipare alla premiere del balletto La Dama Camelia. Dice: purtroppo un imprevisto mi rende impossibile essere con voi, e la cosa mi rammarica doppiamente, perché non potrò presenziare alla consegna dell'importante premio Una vita nella musica 2023. Al maestro Sonny Mayer, al quale la prego di far arrivare le congratulazioni di tutta Venezia e le sue personali, naturalmente. Un riconoscimento a uno dei più importanti coreografi della storia, che ha dimostrato nella sua lunga carriera di avere nel cuore Venezia. You understood, I know what you said. Un uomo che ha, quando si dice about heart and Venezia, I know you understand. Un uomo che ha dedicato la sua vita professionale alla danza, riuscendo anche con il suo prestigioso ruolo di sovrintendente dell'Amur Ballet ad arricchire quell'importante rapporto di collaborazione tra la nostra città e Amburgo. Un'amicizia che ci lega tra le due città per storia, tradizioni, ma soprattutto per la condivisione di quella grande passione per la musica e la danza. Gentile maestro, questo premio testimoni la riconoscenza di Venezia, e chi era lui di Venezia, per la sua lunga carriera fatta di tanta dedizione. La città le rende omaggio, and the town reminds you, we are here and you will be very welcome in the future, whenever you want. Ok? Luigi Brugnano. C'è un altro regalo per John, che è la locandina della terza di Mahler del 24 luglio del 1975. This is another gift to John from Venice, from our archive. It's the poster of Mahler III performed in San Marco Square in 1975. I don't open now, but anyhow, this is another gift, and many thanks, congratulations, and I am happy that we had this opportunity to give you the prize, also because you are here, questa sera siete qui a vedere La Dama Camelia, ed è una storia che in questo teatro avete già visto tante volte, perché è la stessa storia da cui è tratta La Traviata di Giuseppe Verdi. E quindi questa era la sede naturale dove rappresentare naturalmente questo spettacolo. Now, John.
stand here, I will have to say my few words of thanks in English. But as I walked onto this stage, I suddenly remembered when I was a student, I finished my studies and I had to go into the army of America because it was necessary. And during this time, I took the time because I knew I wanted to come to Italy. I was fascinated with the painters of the Italian Renaissance. So I had a small book to study Italian. Unfortunately, I did not get very far because I also had Bernard Berenson's book about the Italian painters of the Renaissance, so I didn't finish my Italian study. However, I will never forget, really, the first time I came to Venice. I came from Stuttgart. I was a dancer in the Corps de Ballet. I just started. I drove in a train the whole night. And then I arrived at the station. And, of course, I had seen photographs. I knew everything about the painting, the Venetian painting and the Renaissance. I knew. But the presence of the city was unforgettable. I was with a friend. I could not move. The idea that I, in this most beautiful theater of the world, stand on this stage and receive that I can stand and receive this prize is for me. Great deal of humility and a great deal of thanks.